Quali sono le 5 lauree che valgono di più in Italia? Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati qui sul canale. Andiamo a parlare proprio di questo, se oggi vale ancora la pena studiare e soprattutto che cosa studiare. Infatti le statistiche che ci sono oggi ci mettono sotto gli occhi che certi corsi di laurea valgono più di altri. E oggi vi porterò proprio dei dati che sono stati raccolti dal Sole 24 Ore riguardanti i corsi di laurea che garantiscono fin dai primi 6 mesi dopo il conseguimento del titolo di studio uno stipendio più o meno alto rispetto ad un altro corso di laurea. È ovvio che di garantire a questo mondo non c'è assolutamente nulla e quindi non è che possiamo prendere per oro colato qualsiasi cosa che ci venga detta tramite statistiche, dati, screening, però è sotto gli occhi di tutti che certi settori sono più in domanda rispetto ad altri e che quindi alcune professioni vengono più richieste. Senza però rubarvi ulteriore tempo, andiamo a vedere quali sono queste 5 lauree e soprattutto un po' qualche considerazione per ognuna. Al quinto posto abbiamo ingegneria gestionale, che secondo la media nazionale dopo i primi 6 mesi dalla laurea garantisce uno stipendio intorno ai 31.681 euro di retribuzione annua lorda. Questo significa che tutti gli ingegneri gestionali possono ambire più o meno a questa cifra. Le considerazioni da fare su questa laurea sono tantissime, sicuramente serve tanta preparazione e soprattutto non è una laurea incentrata principalmente su ingegneria, o meglio sì, però attinge anche molto da economia e comunque bisogna essere molto bravi in termini quantitativi, statistici, nella elaborazione dei dati, termini forse anche matematici. Sicuramente un campo che a me non compete e magari neanche a molti di voi, questo non lo so. C'è da dire però che molti ingegneri gestionali dopo la triennale si buttano su magistrali magari più di finanza, di gestione aziendale, addirittura di marketing. Questo perché la preparazione fatta nei 3 anni è molto ampia e ti garantisce diversi sbocchi. Al quarto posto, con uno stipendio di 32.405 di retribuzione annua lorda, abbiamo le scienze mediche. Io credo che per questo campo ci voglia una vera e propria vocazione e soprattutto bisogna metterci tanto tanto impegno. Non è banale intraprendere un cammino di questo tipo, soprattutto al giorno d'oggi con tutte le difficoltà che ci sono state proprio in campo sanitario. Il consiglio che do magari a delle persone che mi chiedono: ah vabbè, ma che laurea posso fare, te che sei all'università che cosa mi consigli? Beh, in questo caso nelle scienze mediche io tanto non conosco tantissime persone che si sono iscritte a medicina, però quelle poche o ci hanno messo tanto tempo ad arrivare all'iscrizione, all'immatricolazione, ma comunque questo tempo gli ha permesso di coltivare questa passione e soprattutto raggiungere questo obiettivo. Al terzo posto, con una retribuzione annua lorda di 34.607 euro, abbiamo scienze fisiche. Questo è un ambito piuttosto particolare e credo che valga lo stesso discorso per medicina. Ci vuole tanta passione e soprattutto anche tanta dedizione alla ricerca, perché solitamente le strade possono essere o buttarsi nel campo accademico e didattico oppure buttarsi un po' nella ricerca. Tantissimi fisici poi lanciano anche delle startup innovative che poi si rivelano anche milionari e miliardarie. Al secondo posto, con un'attribuzione annua lorda di 34.295 euro, abbiamo le scienze giuridiche. Secondo me anche qui vale un po' il discorso delle scienze fisiche e di medicina. Vale a dire che i 5 anni di giurisprudenza sono veramente molto molto lunghi e faticosi, pieni di insidie, di esami molto pesanti, che costringono gli alunni, chi si iscrive, a studiare veramente tantissimo. E credo che spesso ci voglia un po' un fuoco santo a star dietro ai libri così tanto tempo. Non che sia sbagliato, assolutamente, però sicuramente ci vuole tanta tanta dedizione. Questi sono tipi di mestieri, quelli diciamo legali, che ti impongono nel corso della tua carriera di studiare e di aggiornarti in continuazione, perché la giurisprudenza è sempre in continuo mutamento e quindi di fatto l'avvocato, il notaio deve essere sempre un po' sul pezzo. C'è da dire che la competizione, soprattutto in Italia, è veramente molto molto alta e quindi forse qui entra un po' in campo forse il discorso della differenziazione, no? Il sapere portare qualcosa di aggiuntivo, di particolare a uno studio legale, a un'azienda o comunque a un istituto. Arriviamo al primo posto con una retribuzione annua lorda di 35.410 euro con le scienze biologiche. Personalmente mi ha un po' sorpreso questo dato perché non mi aspettavo che le scienze biologiche fossero al primo posto. Da totale ignorante di queste classifiche mi aspettavo economia,
biochimia o comunque medicina. Invece scienze biologiche, soprattutto anche nel campo della ricerca, delle start-up, dell'innovazione, sono molto ricercate e soprattutto un neolaureato può trovare abbastanza facilmente lavoro. Secondo voi sono giuste queste 5 posizioni oppure vi aspettavate qualcosa di diverso? Se volete rispondere alla domanda potete lasciarla qui sotto nei commenti e magari possiamo trovare anche un confronto. Sicuramente mi hanno un po' sorpreso, mi aspettavo più economia, più giurisprudenza, più materie forse anche umanistiche, ma bisogna dire che la ingegneria, soprattutto anche gestionale, vedendo anche poi magari il proseguimento della carriera sia dal punto di vista di master universitari, di magistrali, può essere implementato da tante altre nozioni. Prima di lasciarvi però vi voglio dire proprio le 5 università italiane che in media lasciano uno stipendio di uscita molto alto, o meglio, secondo la media nazionale, i più alti. Devo dire che al quinto posto Sole 24 Ore mette la mia università, l'Università degli Studi di Genova, con una retribuzione annua lorda di 31.963 euro. Al quarto posto abbiamo l'Università Cattolica del Sacro Cuore con una retribuzione annua lorda intorno ai 32.614 euro. Al terzo posto la LUIS di Roma con 32.870 euro di retribuzione annua lorda. Al secondo posto il Politecnico di Milano con una retribuzione annua lorda di 32.905 euro. E al primo posto la famigerata Bocconi di Milano con uno stipendio, diciamo una retribuzione annua lorda intorno ai 35.505 euro. Spero che questo video possa essere stato d'aiuto alle persone che si stanno avvicinando al mondo dell'università perché magari stanno finendo il liceo o comunque si vogliono buttare per la prima volta in una triennale. Certo è che dovete, secondo me, sempre scegliere l'indirizzo di studi secondo le vostre passioni, secondo i vostri desideri, non guardate le tabelle di guadagno. È chiaro che se la vostra passione è scienze biologiche, beh, avete sicuramente una fortuna in questo senso, ma se la vostra passione è lettere e vi buttate a fare ingegneria solo perché si guadagna di più, ecco, quella sarebbe una grandissima stupidata. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguite le vostre passioni, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se volete altri video così, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo sabato con un nuovo video. A presto, ciao!